Ciao, oggi andrò a fare un tutorial dedicato alla decorazione delle uova di Pasqua con la ghiaccia reale. Questo tutorial vi sarà utile per personalizzare le uova di Pasqua come meglio credete. Io in questo caso andrò a scrivere su questo uovo Buona Pasqua. Per decorare le uova vi servirà innanzitutto la ghiaccia reale, che io ho preparato in precedenza. Troverete le spiegazioni dettagliate su come realizzarla all'interno del mio blog www.lapasticceriadichico.it. Poi occorreranno delle forbici e della carta per realizzare i cornetti. Anche la realizzazione di cornetti la troverete all'interno del mio blog e anche all'interno del mio canale YouTube, dove c'è un tutorial. Io, dopo aver realizzato la ghiaccia reale, sono andata a colorarla utilizzando coloranti alimentari nei colori rosa, verde e giallo. Naturalmente potrete usare qualsiasi tipo di colore più vi piaccia. La prima cosa che si deve andare a decorare è il bordo esterno dell'uovo di Pasqua. Per fare ciò è importante tener conto della forma dell'uovo stesso. Essendo più piccolo sotto e più largo sopra, il bordo va fatto più piccolo alla sommità dell'uovo. E con un crescendo deve essere fatto più grande verso la base dell'uovo stesso. Per fare il bordo esterno io vado a utilizzare il colore rosa. Quando andate a tagliare la punta del cornetto, fatela sempre piccola, ad ingrandirla si fa sempre in tempo. Come potrete vedere, io sono partito con un arco piccolo e vado a finire con gli archi sempre più grandi. Ok, ora continuo a fare il bordo andando ad alleggerire lo stesso con un colore più chiaro, con il bianco. Continuo a realizzare il bordo andando a chiudere lo spazio tra i due archi con dei punti di ghiaccio reale bianco. Ora proseguo ancora ad arricchire il bordo esterno. E per finire vado ad ultimare il bordo con un'ultima decorazione di bianco. Ok, terminato il bordo esterno, vado a realizzare la scritta. Dopo la scritta, vado a riempire gli spazi vuoti dell'uovo di Pasqua. Ora vado ad arricchire le decorazioni inserendo i colori.
Dopo aver realizzato una specie di margherita usando il giallo e il rosa, vado a fare dei punti verdi a simboleggiare le foglie. Vado a fare anche dei punti gialli per ravvivare il tutto. Quindi vado a riempire anche questo spazio qua usando il giallo e il bianco che riprendono la decorazione sotto la scritta. Un ultimo ritocco alla scritta e l'uovo di Pasqua è pronto. Dopo aver rifinito la scritta, la decorazione dell'uovo di Pasqua è terminata. Ora non resta che lasciar seccare la ghiaccia reale, quindi confezionare l'uovo. Naturalmente, usare un cornetto con la ghiaccia reale su un uovo di Pasqua non è una cosa semplicissima, ma con un poco di pratica riuscirete a personalizzare le vostre uova, magari scrivendo il nome dei vostri bambini. Grazie per aver seguito il mio tutorial, ci vediamo alla prossima video ricetta.